finalmente ciurma. Eccolo qui. Eccolo qui finalmente dopo tipo ere geologiche. È lui. È lui e non è nient'altro che lui. Ha un sacco di equipaggio, ne sono consapevole. Io ho trovato solo altri 7 uomini da... da prendere, ma potremmo farcela comunque. Speriamo. Non possiamo permetterci troppi errori perché qua il vantaggio numerico è abbastanza rilevante, quindi non possiamo permetterci grossi errori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Per fortuna. Questa mappa... Ok, speriamo che... Ok, vicinanza di Santo Domingo. Perfetto, prendi tutto, prendi tutto. Vediamo se riusciamo ad arrivare fino a Santo Domingo con sto giro qua. Allora, mappa. Cioè senza dover... No, dovremmo farcela. Dovremmo farcela senza dover sciogliere la ciurma. E quindi completare il tutto. Questo dovrebbe essere tra l'altro l'ultimo familiare. No, è l'ultimo familiare. Quindi io direi che... terminerò la serie, diciamo, con questo episodio. Se riusciamo a trovare direttamente il nonno. Ma penso di sì, sono passati un minuto... neanche 2 minuti. E quindi sì, nel senso che alla fin fine la maggior parte, ma come ho già detto, è stata vista di questo gioco. La serie successiva, ormai ho stabilito, sarà il DLC di Magic 2015, quello Galaxy Revenge, mi pare che si chiami. Tanto mi hanno detto che si tratta semplicemente di 4 partite, diciamo 4 duelli. E tra l'altro non terribilmente complessi, quindi penso che sia una cosa abbastanza fattibile. Magari impiegherà un paio di settimane, diciamo sostituendo la serie attuale di Pirates il lunedì e il dovrei farla tornare al giovedì, effettivamente, perché tra venerdì e lunedì ci sono pochi giorni, il lunedì e il giovedì, mentre Spore il venerdì. Credo che sia la soluzione più comoda alla fin fine per tutti, ma soprattutto per voi, diciamo, in modo da non avere troppo Pirates tutto insieme, cioè no, troppo della stessa serie tutto insieme, insomma. Insieme, insomma, che allitterazione. Non vi ho fatto vedere perché ero off camera mentre stavo cercando disperatamente informazioni sul Barnard e Raimondo, ma... siamo stati a Curaçao, mi pare fosse Curaçao, non mi ricordo più. Comunque, una città che è diventata olandese e come potete vedere ci hanno nominati conti, quindi abbiamo rispettato anche la nostra bandiera olandese, ci siamo mantenuti amichevoli con gli olandesi fino alla fine e siamo arrivati ad essere appunto... Ma l'abbiamo già passato? Sì, abbiamo passato da nuovo. Porca miseria, ma avvisarmi no. E quindi, boh, abbiamo rispettato la nostra parola, che alla fine volevamo essere più amichevoli di tutti con gli spagnoli. Con gli spagnoli. Con gli olandesi, scusami, sono fritto e rifrinto. E siamo diventati conti. Non so i 2 titoli in più che sarebbero stati, quali sarebbero stati. Avremmo dovuto magari fare degli assalti ai forti un pochettino più spesso. Ma ormai diciamo che dopo... Appunto, questo sarà il 27esimo episodio, se non erro, di Pirates. Se ne è viste abbastanza, diciamo, di questo titolo. 27 episodi da 20 minuti, credo che siano... un discreto traguardo, diciamo, per questo tipo di gioco che comunque dopo un tot di tempo inizia a essere ripetitivo. E quindi Marco 88 dice delle cavolate senza senso. Sì, scusatelo, non so se vi apparirà, ma credo barra temo di sì, che vi appaia il mio Steam overlay, come anche l'overlay del
quanto sta registrando, diciamo, con OBS, ma per ora lo lascerò perché mi è molto comodo, non sono riuscito a capire come levarlo, diciamo. Se lo tolgo anche per me, ma a me è molto utile perché evito di switchare sempre da una finestra all'altra. Santo Domingo. Allora, però non dobbiamo entrare a Santo Domingo. Dobbiamo andare nelle vicinanze di Santo Domingo. C'è il capo dello squalo. Allora, il capo dello squalo. Vediamo un attimo. Forse di qua. O forse l'abbiamo già passato e non ce ne siamo accorti. Forse l'abbiamo già passato perché effettivamente qua non si sta vedendo niente di che. Proviamo a tornare indietro, vedere se c'è il capo dello squalo da quest'altra parte. Sì, le navi stanno andando più lente che mai. Cioè, sembra di essere completamente fermi qua. Ma in questa zona di Santo Domingo c'è una zona di risacca del vento, insomma, in cui le correnti ascensionali impediscono abbastanza il movimento. E poi soprattutto nella direzione dove dobbiamo andare noi, cioè proprio totalmente controvento. Niente, non si sta trovando un fico secco di niente. Chissà in che direzione è però a sto punto. Ma forse sulla mappa lo indica. Sciocco che sono. Zoom. No, non lo indica. Non indica i, diciamo, le rocche, i capi, insomma. No, qua non si sta trovando un fico secco di niente. Però delle vicinanze di Santo Domingo non può essere particolarmente lontano. Ah no, ecco, capo dello squalo. È lui? È lui, perfetto. Quindi, nonnino, stiamo arrivando a salvarti. Nonnino, nonnino. Viene il tuo nipotino dopo tipo. Ma sarà l'altro già anche morto. Cioè, sto qui, ci avrà 30 anni ormai. Sono 15 anni che non vede il suo nonno, là. Sì, gettiamo le ancore. Stiamo in cerca di nonnino. Allora, albero dell'impiccato. Vediamo se. Non ce lo segna neanche. Quindi direi che in questa zona nascosta qua. Dobbiamo cercare la roccia dell'arco. Forse è da questa zona qua. O forse siamo troppo. Allora, là c'è un albero di impiccato, ma è troppo in là. Un geyser. Avviciniamoci alla roccia dello squalo, insomma. Ok, no, 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 no. Ok, dobbiamo passare da sta zona qua. La testa, eccola qua, piove. LOL, ma è successo che io ricordi? Forse perché sta passando una tempesta sulla zona. Allora, geyser. Testa geyser. E buono, no. Altro geyser. Gli impiccati qua. Ah, ecco la baracca. Ma non è quella che interessa a noi. Forse è più in qua. Sì, c'è una roccia dell'arco. Ero vicino alla roccia dell'arco. Tempio Inca. Odio che non ci sia un modo veloce per arrivare là. Testa di pietra, roccia dell'arco. Qua c'è una roccia dell'arco. Se c'è una testa di pietra da queste parti, ma non ne vedo. Qua c'è un geyser, però. No, non c'è nessuna testa di piede. Ah, ecco! Ecco qua, ma non ho trovato la testa di piede, però. Finalmente! Nonnino! Poverino, che straccione che è dovuto essere. Ho trovato una mappa delle leggendarie per città perduta agli Aztechi. Quella che parte ne va la zia. No. No, perché è solo un pezzo. È solo un pezzo. L'altra.
Ah no, l'altra forse l'avevamo incompletata. Era quello dello zio. Cioè, la zia ci aveva dato un pezzo di quella dello zio. E quindi abbiamo trovato quella Inca, quella degli Aztechi. Nada. Nada, ce ne sarebbero quattro, ma. GG, nel senso che ormai quel che è stato è stato. Torniamo alla città di partenza, era Marianna. Dov'è che è Marianna? Ah, non è neanche troppo lontano. Allora, GG, vit 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 vit. Abbiamo solo 51 persone di equipaggio. Prendiamo un altro po' di gente, va. Giusto. Per concludere in bellezza con tanta gente che festeggi i guadagni di qualcun altro in realtà. Allora, visitiamo la taverna. Sette uomini, vabbè. No. Mio caro, I'm sorry, Marchese de Montalban non ci interessa più. È tranquillo. Perfetto, vediamo il governatore cosa ci dirà. Perfidi inglesi, santo amico. Ottimo, un giorno potremo essere barone. Ce la diamo a gambe. Come al solito, comunque, ultimamente. E torniamo verso il porto di partenza con tutti i nostri cari salvati e con una discreta sommetta da parte, insomma. Comunque sono 70.000 diviso 50, cioè sono più, cioè ne tengo il 10%, poi sono comunque circa 7.000 pezzi d'oro che vale buttare, cioè ho iniziato con molto 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 meno. E quindi deve ritenersi discretamente soddisfatto. Tra l'altro ho scoperto che per l'assalto delle città è possibile farlo passando direttamente da terra. Nel senso che sbarcando vicino alla città e avvicinandosi a piedi, la città è possibile attaccarla. Questo, diciamo, solitamente richiede un equipaggio abbastanza numeroso, no? Che sia almeno sopra il centinaio di persone, perché le difese solitamente sono abbastanza alte, insomma. E quindi, diciamo, non vai ad attaccare tipo con 58 persone come siamo adesso. Ci è successo questo in una volta contro la città inglese, se per caso vi ricordate, e non era stato particolarmente complesso, ma avevamo anche un discreto equipaggio, mi pare di ricordare. Stiamo arrivando al nostro insediamento francese di partenza, dove ormai parecchio tempo fa è iniziato tutto, e dove qui si concluderà il tutto. Non mi interessa più. Addio, ma non mi interessa più questo. Possiamo vendere tutto? No, temo di no perché non ha un caso di niente di soldi quest'uomo. Maestro Dasher, ti vendo uno. Sì. E due navi. E ragazzi, è giunto il momento. Oh, ognuno, vedete, ognuno prende più di 1.000 pezzi d'oro, quindi grande cosa. Dividiamo. E ragazzi, per noi è tutto. Sì, è arrivato il momento. Oh, beh, dai, all'età di 39 anni, la tua salute è scarsa. Vai a vivere nella città di Marianna e diventi un magistrato. Pur essendo scapolo, ricordi con passione la figlia poco attraente del governatore di Beramamo. Ok, cioè questa possiamo anche magari cancellarla. Il titolo di conte olandese ti rende un cittadino influente, con la ricchezza accumulata di 15.721 pezzi d'oro e 5.150 acri di terra, ti puoi permettere una vita di lusso e una villa nel centro della città. Purtroppo il malvagio Marchese Montalban continuerà a essere una minaccia per tutti. Fortunatamente sei riuscito a salvare tutti i parenti smarriti. Liete riunioni familiari ti attendono per il resto dei tuoi giorni. Oddio, che gioia!
Le tue vittorie sudate ti rendono il quinto pirata in ordine di fama dei territori spagnoli dei Caraibi. La storia dei tuoi terribili incontri e dei tuoi viaggi interminabili viene raccontata intorno al fuoco. Rango cattivo vendicato. Wow. Cioè, nel senso, uno, cioè, se si ritira a quel punto là, forse io l'indigente credesti come pescatore becchino, ostere, reggente, maggiordomo, conte di mio parroco, mercante, locandiere, maestro d'ascia, maestro di scherma, magistrato. Cioè, vuol dire che siamo andati abbastanza bene. Fama 63, muore un fico secco di niente. Tesori li abbiamo presi tutti. Il rango per Spagna siamo stati dei baroni. Inghilterra. Ah no, Spagna ammiraglio, Inghilterra ammiraglio, Francia baroni e Olanda conte. Salvati tutti e quattro i parenti, abbiamo trovato una città perduta. Abbiamo sconfitto due pirati. Boh, di cioè, direi che è andato abbastanza bene. Diciamo su 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 possibilità. Siamo arrivati alla quinta. Quindi, GG, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo episodio e in generale la serie. A me è piaciuto davvero tanto e ringrazio ancora un'altra volta Marco88 che mi ha appunto regalato questo gioco per Natale. Grazie mille Marco88, grazie a tutti voi che avete seguito questa serie. Vi invito a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto per stare aggiornato con le nuove serie e lasciare un commento se vi è piaciuta la serie. Che cosa ne avete pensato? Se vorreste giocarla, fare un'altra partita. Ditemi quello che volete, insomma. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.